Ciao e bentornati ad un altro episodio di questo Let's Play Minecraft. Nonostante il lag iniziale, abbiamo finito di fare la risalita. È un metodo abbastanza semplice: ho semplicemente riscavato sotto questo blocco e pian piano risalivo mettendo 4 secchi d'acqua per piano. Il tutto serve a cosa? Serve, come forse vi avevo già accennato alla fine dello scorso episodio, intanto questa non ci serve più, per permettere ai mob di risalire. E il fatto di avrei potuto mettere ad esempio due blocchi d'acqua, tre, scusate, 4 blocchi d'acqua in cima e far cadere l'acqua in giù, ma sarebbe stata una si sarebbe formata una corrente verso il basso. Invece, mettendo dei blocchi sorgente, quindi per ogni piano 4 blocchi. E qua c'è in sostanza un blocco unico d'acqua ferma, quindi semplicemente i mob avranno vita più facile a salire. Quando siamo arrivati giù, come vedete, abbiamo l'altra. Aspettate che esco da qua. Ok, abbiamo l'altra acqua là sotto che andiamo a coprire così. Questa era semplicemente per accumulare l'acqua. I mob verranno spinti qua in mezzo e cominceranno ad andare su. Togliamo un attimo quest'acqua qua. Una e due. Ok. Come vedete adesso c'è una colonna d'acqua sopra di me con l'unico e il primo piano che è fatto a scacchiera. Possiamo fare completamente a scacchiera verso l'alto, ma io utilizzo fare così, così i mob hanno un po' meno energia quando vanno su perché cominceranno ad affogare man mano che salgono. E questo può essere fatto anche per i mob passivi, quelli mucche, pecore, tutti quanti gli animali domestici. L'unica modifica che si fa è si copre questa L e questa L con dei mezzi blocchi, quindi gli half slab, che le lastre che vengono fatte mettendo tre pezzi di legno oppure tre pietre in orizzontale, in modo da fare questi mezzi blocchi. Con questo i mob saliranno quel tanto che basta per salire, avere la possibilità di saltare e buttarsi dentro l'ascensore. Ora ci manca ancora da piazzare un po' d'acqua, quindi ho fatto male a tirar via mi serve ancora un po' d'acqua infinita perché abbiamo ancora un po' d'acqua da mettere. E l'acqua che andiamo a mettere è quella lungo questi. Le abbiamo messi, va messa anche 2 blocchi d'acqua per ogni scala. Sopra ogni scala proprio vanno messi 2 blocchi che andranno in questa direzione. Come vedrete, si uniranno qua in centro. Stessa cosa facciamo qui con altri 2 blocchi. Adesso devo cercare di tornare su. E così da tutte le parti dove c'è una scala. Quindi anche qua. E così via. Quando abbiamo finito questo, ci rivediamo perché abbiamo ancora una piccola modifica da poter fare. A dopo. Eccoci ritornati, abbiamo messo l'acqua su tutte quante le scale. Adesso non basta far altro che togliere questi blocchi qua e lasciare che l'acqua fluisca. Adesso noterete una piccola differenza in questi blocchi qua, che sono quelli laterali. Esatto, vedete che lì c'è un quadrato vuoto. Dovete fare una cosa del genere, ovvero andare a piazzare un blocco qui e mettere l'acqua e toglierla. In questa maniera l'acqua è leggermente cambiata, ma vedete che adesso i flussi vanno qua e si congiungono da una parte e dall'altra. Vedete i blocchi che vanno via nelle direzioni giuste. E qua possiamo continuare a fare il giro. Leviamo anche questa. Vediamo queste due. Queste due di qua. E qua siamo in un altro angolo in cui dobbiamo fare lo stesso trucchetto. Quindi mettere e togliere l'acqua e via. In questa maniera abbiamo praticamente formato un canale completamente collegato che finisce tutto nello stesso punto, ovvero il centro. Continuo e le scale servono soprattutto a rendere continuo il tutto perché vedete che l'acqua spinge da questa parte e poi risale su in sostanza. Se
a mandare i mob tutti dalla stessa parte, in sostanza, senza che ci siano punti morti dove i mob possono saltellare e giocare allegramente lì. L'ultima modifica di cui vi parlo che potete fare è su ognuna di queste piattaforme potete piazzare in questa posizione, questa e questa, quindi uno rispetto alla cornice esterna di ciascuna di queste, potete mettere un'altra di quelle lastre alta metà cubo e questo farà in modo che i ragni non possono spawnare in questo qua, mentre così spawnano tutti e quattro i tipi di mostri che ci sono. E forse anche 5 se ci sono anche gli Enderman. Sinceramente non mi ricordo se anche gli Enderman possono spawnare qua. Poi continuiamo. Tiriamo via anche questo. E adesso la parte più difficile è... Qua ho tirato via. Ok, dovremmo essere a posto. Vedete, se io adesso ho Smart Moving attaccato, quindi non posso mostrarvelo. Però se io vado qua... Non sto toccando niente, non mi sto muovendo, l'acqua mi spinge verso il centro. Adesso qua a me fa il problema, esatto, mi blocca qua, però basta fare un passettino, cioè quando l'acqua è alta 1 non mi permette di arrivare verso il centro, ma i mob arriveranno qua in centro. E in teoria sì, esatto, io sono in posizione da nuoto, per quello non riesco a... È come se fossi alto 1 in questo caso. Però immaginatevi che sia alto 2, appena salto un attimo. E via, comincio ad andare su. Adesso la cosa difficile è rimuovere tutte quante. Ah sì, ultima modifica che vi chiedo di fare. Adesso non riesco più a risalire, però, visto che ho tolto tutte quante le possibilità di ritornare su. Quindi mettiamoci un blocco qui, giusto per poter risalire, e poi lo distruggiamo. Ok, la cosa adesso difficile è rimuovere tutte quante le torce, perché man mano che le rimuoviamo cominceranno a spawnare mostri e sarà abbastanza difficile. Andiamo piano pianino. Cominciamo da questa parte. Ok, i mostri cominceranno a spawnare, sarà abbastanza difficile, quindi tiriamo fuori anche la spada che non ho. Quindi attaccheremo eventualmente con a pugni. E le torce rosse invece le lasciamo. Togliamo le torce normali e cerchiamo di uscire da questo posto il più in fretta possibile. Le tolgo a spirale, quindi faccio prima tutto il contorno esterno e poi, visto che sono abbastanza vicino all'ascensore, tolgo anche quelle interne. Con questo dovremmo aver completato tutto quanto il... Ah sì, ecco, l'ultima cosa che manca. Ecco cos'era, stavo per farla prima. È quella di andare al centro e andare a chiudere queste posizioni dove abbiamo aperto per i cartelli sotto. La chiudiamo, non chiudetela col vetro perché i mostri possono spawnare anche su questo blocco, quindi mettete pure un blocco solido. Io uso la pietra con cui ho praticamente fatto tutta quanta la struttura e quindi possiamo mettere l'altro modulo qua. Via questi. Anzi, li teniamo questi, fin tanto che leviamo le torce. E facciamo un ponte da questa parte. No, dobbiamo usare la nostra tecnica di salto. Recuperiamo un po' di torce, anche se ne perdiamo qualcuna non importa più di tanto. E un'altra cosa che vi posso dire, appunto, dobbiamo recuperare anche la cassa e la workbench, che così hanno più spazio per poter spawnare. E ovviamente sono finito in acqua dove non dovevo. Facciamo così. Ecco, basta che quando piazzate i blocchi non li piazzate sopra uno dei blocchi sorgente, perché lo cancellate in sostanza il blocco sorgente in questa maniera. Possiamo continuare nella nostra avventura. Tanto qua sta uscendo un sacco di roba. Sì, prendendo legname, sì, sono tutte quante achievement che abbiamo già fatto, ma semplicemente perché sto giocando online, offline, scusate, perché il server di Minecraft generale è proprio, come si dice, è spento in questo momento per manutenzione. Tanto la stanza si fa sempre più buia, pian pianino.
Ops. Un'altra volta caduto in acqua. Ok, queste torce mi servono anche per capire dove non ho messo i blocchi sorgente, quindi mi aiutano un pochino a capire l'orientamento. Qua leviamo questa. Qua, se non sbaglio, possiamo togliere qui questo ponte e questo ponte di qua. Dobbiamo chiudere questa. Ah, non ci arrivo fin là. Saltiamo? Ok. E le ultime due torce. Ok, adesso è buio, abbastanza buio. E possiamo risalire e vedere se l'ascensore funziona. Andiamo pure in su, appena riusciamo a salire un po'. Ok, dovrebbe essere anche notte, mi sa che non ho visto mob spuntare, però piove. Sì, piove e io non ho possibilità di uscire, quindi vediamo di uscire da questa parte. No, non piove, però, cioè non è notte, però lo stesso c'è qualcosa. Mettiamo a posto questo mattoncino. E il nostro ascensore dovrebbe funzionare sparandoci su un po' di mob tra un po'. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, che questo è durato un po' di più. Vedremo di sistemare qualcosa qua sopra. Con questo è tutto, io sono Ace the Brave, Namaste and be brave!